Quante volte ci siamo detti che uno dei problemi che incontriamo tutti i giorni nella pratica clinica quotidiana è di tipo semantico? Non per niente i primi memo sono stati dedicati proprio a ricordare le nebbie che circondano la parola clearance e a tradurre le formule un po' criptate in immagini da concettualizzare che identifichino le informazioni che questi calcoli ci danno in contesti clinici differenti. E prima di andare avanti, per essere sicuri che il trauma semantico sia stato metabolizzato, adesso vi chiedo: cosa pensate quando leggete nei testi ufficiali che se la glicemia è nella norma, la clearance del glucosio è di 0 millilitri minuto? Cosa vuol dire? Beh, una volta interiorizzato il concetto che clearance vuol dire volume di plasma che sarebbe da svuotare per far arrivare nelle urine tutto il glucosio che viene escreto in un minuto, la risposta sarà certo immediata. Dal momento che in condizioni fisiologiche nelle urine non c'è glucosio, perché viene prima tutto filtrato e poi completamente riassorbito dai tubuli, questo significa che non c'è nessun volume di plasma da svuotare di glucosio per farlo arrivare nelle urine, e cioè volume da svuotare uguale zero. Ok, dunque, primo ostacolo superato, traducendo clearance con espacio libre, volume di plasma virtualmente da svuotare per far arrivare nelle urine tutta la quantità di una certa sostanza che viene escreta in un minuto, 120 ml qui e 0 ml qui. Ma ecco un altro ostacolo lessicale semantico: l'escrezione frazionale. Cosa vuol dire che l'escrezione frazionale di una sostanza X è uguale alla clearance di quella sostanza X diviso il filtrato glomerulare o clearance della creatinina moltiplicato per 100? Beh, ammettiamo che anche in questo caso non è così immediato immaginare quale sia l'informazione che deriva da questa espressione un po' criptata. Ne abbiamo già parlato in filogenesi ed escrezioni frazionali 1, 2 e 3. E adesso in questo memo sintetizziamo le idee usando il nostro decoder per trasformare la formula in un concetto facile da memorizzare. Non clearance su clearance, e neanche solo volume su volume, ma, meglio ancora, quantità su quantità. E per farlo ripartiamo dal denominatore, dove c'è il filtrato glomerulare. La filtrazione è una funzione renale prioritaria che non è possibile misurare direttamente andando a raccogliere campioni sotto le membrane filtranti dei milioni di glomeruli, e quindi per riuscire a quantizzarla nel modo più preciso possibile, si sono cercate sostanze escrete dai reni grazie solo alla filtrazione glomerulare e si è partiti andando a misurarle nelle urine. E invece di dire che nelle urine in un minuto se ne concentra una quantità X, si è preferito dire che nelle urine in un minuto se ne concentra una quantità che sarebbe contenuta in un volume X di plasma, introducendo il concetto di clearance o espacio libre per esprimere questo volume teorico di plasma che sarebbe virtualmente da svuotare in un minuto per far arrivare quella stessa sostanza nelle urine nello stesso minuto. E si è dimostrato
che in condizioni fisiologiche questo volume è intorno a 120 millilitri al minuto. Chiaro? Non dimentichiamo mai questo passaggio. Noi utilizziamo un volume per esprimere una quantità. Abbiamo sempre usato queste immagini per spiegare il concetto di clearance e adesso per chiarire il concetto di escrezione frazionale trasferiamole con gli occhi della mente proprio dentro il rene seguendo il percorso di formazione dell'urina. Allora, una sostanza solo ultrafiltrata come la creatinina, con le riserve che ormai conosciamo bene, in condizioni fisiologiche si concentra nelle urine in un minuto, in una quantità che si distribuirebbe in 120 ml di plasma circolante che chiamiamo clearance, perché sarebbe virtualmente da clearare, cioè svuotare. Ma per una sostanza solo ultrafiltrata, la quantità escreta è la stessa che è stata prima ultrafiltrata e dunque quando si trova dentro la capsula di Bowman si distribuisce per forza in un uguale volume di 120 ml di preurina che è una sorta di plasma deproteinato per tutto quello che attraversa la barriera di filtrazione. Ecco perché questi due volumi sono uguali, uno teorico, la so-called clearance della creatinina, ed uno reale, quello del filtrato glomerulare. E questa è la ragione per cui usiamo in modo interscambiabile le espressioni di filtrato glomerulare e clearance della creatinina, come abbiamo appena visto qui. Allora, questa immagine può aiutarci a sintetizzare il concetto di escrezione frazionale, perché visualizza tutto il percorso di formazione dell'urina. Se i tubuli non fanno niente, la componente escreta è uguale a quella ultrafiltrata. Ma se lungo il percorso i tubuli invece intervengono, questo comporterà una differenza tra preurina e urina finale. E adesso vediamo come. Tutte le sostanze liberalmente ultrafiltrate, come ad esempio l'urea o il sodio, subito dopo aver attraversato la barriera glomerulare, si distribuiscono nel volume di plasma deproteinato della preurina, che in condizioni fisiologiche è di 120 ml minuto. Eppure, se misuriamo la loro clearance, cioè il volume di plasma in cui si distribuirebbe la quantità che ne viene escreta in un minuto, vediamo che è molto più piccolo. Per l'urea intorno a 50 ml minuto e per il sodio intorno a 1 ml minuto. Come mai? Beh, se basta un volume più piccolo per contenere la sostanza escreta, vuol dire che la quantità escreta è minore di quella ultrafiltrata. E questo può essere spiegato solo con l'intervento dei tubuli che l'hanno riassorbita lungo il percorso. Per il PAI, acido paraammino ippurico, invece, che oltre ad essere filtrato dai glomeruli viene anche secreto dai tubuli, la clearance, e cioè il volume di plasma in cui si distribuirebbe la quantità che ne viene escreta in un minuto, è maggiore del volume del filtrato glomerulare, proprio perché la quantità allontanata è superiore a quella ultrafiltrata, a causa della secrezione tubulare. Allora, torniamo alla formula non così immediata e usiamo una sorta di lente di ingrandimento per chiarirne il significato. A sinistra
c'è il rapporto tra le due clearance. Ma siccome la clearance in realtà esprime un spazio libre o volume, possiamo vedere l'escrezione frazionale come il rapporto tra due volumi. Al denominatore il filtrato glomerulare, e cioè il volume del plasma ultrafiltrato dai glomeruli in cui si distribuisce la sostanza quando è nella preurina. E dunque, in condizioni fisiologiche 120 ml minuto per qualunque sostanza ultrafiltrata. E al numeratore il volume di plasma in cui si distribuirebbe teoricamente la quantità di sostanza escreta con le urine alla fine di tutto il percorso nei tubuli. E adesso inseriamo nella scena anche l'ultima immagine sinottica che abbiamo appena creato. Se parliamo di una sostanza ultrafiltrata e poi escreta, il volume in cui si distribuisce la quantità filtrata dai glomeruli, che va al denominatore, è uguale al volume in cui si distribuirebbe la quantità escreta nelle urine, che va al numeratore, e quindi il rapporto è uguale a 1. Chiaro? Clearance della creatinina usata per esprimere il volume del filtrato glomerulare al denominatore e clearance della creatinina escreta al numeratore, e dunque i due volumi sono per forza uguali. Ma per l'urea i due volumi sono diversi. Al denominatore il volume di plasma in cui è contenuta l'urea ultrafiltrata è sempre uguale a 120 ml minuto. Al numeratore la clearance dell'urea, e cioè il volume in cui si distribuirebbe l'urea escreta, che è di circa 50 ml minuto, e quindi il rapporto è intorno a 0,5. Anche per il sodio i due volumi sono diversi. E perciò, mentre al denominatore il volume di plasma in cui è contenuto il sodio ultrafiltrato è sempre uguale a 120 ml minuto, al numeratore la clearance del sodio, e cioè il volume in cui si distribuirebbe il sodio escreto, è di circa 1 ml minuto, e dunque il rapporto è intorno a 0,008. Per il PAI, invece, la clearance, e cioè il volume che va al numeratore della frazione, è maggiore di quello ultrafiltrato che va al denominatore, e dunque il rapporto è maggiore di 1. Ok, allora, a questo punto ripartiamo dalla formula criptata per vedere l'ultimo passaggio. Il numero della frazione viene moltiplicato per 100 per esprimere il valore in centesimi seguito dal simbolo percentuale. E adesso torniamo sotto la lente di ingrandimento che abbiamo usato per decriptare la formula. Il rapporto tra due clearance è diventato il rapporto tra due volumi. E, per esempio, per la creatinina il valore del rapporto è 1, che moltiplicato per 100 è uguale al 100%, e cioè il volume al numeratore è il 100% del volume al denominatore. Ma vi ricordate cosa abbiamo appena detto di non dimenticare mai? Nel concetto di clearance noi utilizziamo un volume per esprimere la quantità di sostanza che in quel volume si distribuirebbe. E dunque, adesso guardiamo con gli occhi della mente dentro i volumi e ragioniamo sulla quantità di sostanza in essi contenuta. E perciò traduciamo la percentuale di volume in una percentuale di sostanza. Invece di dire che il volume della clearance al numeratore è il 100% del volume ultrafiltrato al denominatore, diciamo che
la quantità di creatinina contenuta nel volume al numeratore è il 100% della quantità di creatinina contenuta nel volume al denominatore. Ecco come dobbiamo memorizzare l'escrezione frazionale. Quantità escreta di una sostanza espressa come percentuale della quantità ultrafiltrata. Per la creatinina, la quantità escreta è il 100% di quella ultrafiltrata. Per l'urea, la quantità escreta è circa il 50% di quella ultrafiltrata. Per il sodio, la quantità escreta è intorno all'1% di quella ultrafiltrata. Per il PAI, la quantità escreta è maggiore del 100% di quella ultrafiltrata. Se la quantità escreta non è il 100% di quella che era stata prima ultrafiltrata, la differenza può essere spiegata solo da quello che è successo nel percorso tra la preurina nella capsula di Bowman e l'urina finale allontanata, cioè da quello che hanno fatto i tubuli. Chiaro? Quantità escreta che va dallo 0% a più del 100% di quella ultrafiltrata in base a quello che hanno fatto i tubuli, con un riassorbimento che può arrivare fino al 100%, oppure con il contributo aggiuntivo della secrezione. E adesso passiamo dai concetti alle formule e dalle formule ai concetti, guardando per esempio il potassio. L'escrezione frazionale si misura così. Queste sono le formule che calcolano il rapporto tra due clearance, nelle espressioni più dettagliate e più semplificate. Ma noi sappiamo benissimo che le formule vanno usate solo se abbiamo ben chiaro cosa significano. In questo caso, significano semplicemente che la quantità di potassio allontanata con le urine in condizioni standard è intorno al 10% di tutta la quota di potassio ultrafiltrata dai glomeruli nella stessa unità di tempo. Ed è questa l'immagine che dobbiamo interiorizzare quando facciamo i calcoli, inserita in uno schema sinottico generale. Ma attenzione, nella pratica clinica di tutti i giorni non bisogna andare in crisi se capita di trovare valori un po' diversi tra di loro. E poi, in particolare per il magnesio, dobbiamo ricordare che ci sono formule che adottano correttivi per ridurre la componente plasmatica adeguandola a quella urinaria. Proprio perché, per sostanze come il magnesio, ad ultrafiltrare nelle urine è solo la componente libera, non legata alle proteine plasmatiche. Naturalmente questo è vero anche per il calcio ed il fosforo, anche se le formule più comunemente usate non adottano i correttivi. Inoltre, per il calcio possiamo trovare lavori che utilizzano il rapporto tra clearance del calcio e clearance creatininica identificato dall'acronimo CCCR uguale Calcium Creatinine Clearance Ratio, e può creare confusione leggere che questa ratio CCCR è anche nota come l'escrezione frazionale del calcio. E perché può creare confusione? Perché i valori di riferimento per la ratio sono tra 0,009 e 0,024, mentre per l'escrezione frazionale di calcio i valori sono tra 0,9 e 2,4%.
Allora, calma e torniamo all'immagine che abbiamo appena visto utilizzandola questa volta per il calcio. A sinistra c'è il rapporto tra le due clearance, e cioè il rapporto tra i due volumi delle clearance, che è uguale a 0,012, e questa è la calcium creatinine clearance ratio. Poi l'ultimo passaggio della formula prevede la moltiplicazione per 100, che ci porta a destra alla quantità escreta espressa come percentuale di quella ultrafiltrata e dunque all'escrezione frazionale del calcio, che è intorno all'1,2%. Ecco come dobbiamo interpretare questa frase. La ratio moltiplicata per 100 è nota come escrezione frazionale e quindi non dobbiamo confonderci se nei lavori che utilizzano la ratio troviamo questi numeri, mentre quando si parla di escrezione frazionale i numeri sono invece questi. Ed infine dobbiamo ricordare che queste percentuali sono applicabili per un largo range di valori del filtrato glomerulare, ma quando si arriva a valori molto ridotti le percentuali aumentano in modo esponenziale, come abbiamo visto nei film dedicati, e per esempio per il potassio la percentuale che la quota escreta rappresenta rispetto a quella ultrafiltrata sale addirittura fino al 100%, perché il tubulo contribuisce ad aiutare i glomeruli cercando di mantenere il più a lungo possibile la normalità dei valori ematici. Bene, allora io direi che invece di chiederci quando mai ci sarà utile calcolare le misteriose escrezioni frazionali, è molto più semplice chiederci in quali contesti sia importante sapere come si stanno comportando i tubuli per capire davvero cosa sta succedendo e chiarire la patogenesi delle alterazioni in atto. In MEMO 5 abbiamo detto che possono servirci in caso di alterazioni della concentrazione ematica di elettroliti e nell'insufficienza renale acuta. Abbiamo visto in diversi filmati molti pazienti in cui, di fronte a modificazioni in difetto o in eccesso della concentrazione plasmatica di potassio, calcio, fosforo, acido urico, l'informazione fornita dal valore assoluto di escrezione nelle 24 ore non ci ha aiutato molto, perché i range della cosiddetta normalità sono davvero molto ampi, a differenza di quelli ematici, a causa del fatto che la quota allontanata dipende molto dalla quantità introdotta e prodotta. Invece la percentuale escreta è facile da ottenere con un campione di sangue e uno di urina spot e consente di ragionare su una percentuale in rapporto ad una funzione renale misurata, che è la filtrazione glomerulare. Un'escrezione frazionale troppo alta o troppo bassa indica che il tubulo si sta comportando diversamente dall'atteso ed orienta perciò verso una tubulopatia congenita o acquisita responsabile dell'alterazione in atto. Mentre invece una escrezione frazionale nei limiti ci dice che il tubulo si sta comportando come previsto e dunque la causa dello squilibrio è da ricercare altrove. Una specifica escrezione frazionale, quella del sodio, è stata introdotta anni fa come strumento diagnostico differenziale in corso di insufficienza renale acuta per riconoscere la forma cosiddetta prerenale innescata da meccanismi neuroormonali per la contrazione dei volumi intravascolari e correggibile con terapie capaci di migliorare la perfusione renale dalle forme secondarie a danni anatomici parenchimali. Dal momento che nella circolazione corporea il sodio costituisce il fulcro della struttura portante dei volumi circolanti,
In caso di ipovolemia, il rene lo trattiene il più possibile, per cui la sua escrezione frazionale, il famoso FENA, si riduce al minimo. Ed io ricordo che il valore del FENA era tra i primi dati che ci venivano comunicati al momento della richiesta di una consulenza nefrologica proprio per il suo ruolo diagnostico differenziale. Poi però sono emerse difficoltà applicative nella pratica clinica perché la sodiuria è fortemente influenzata dalla terapia endovenosa e diuretica in corso, ed allora si è adottata anche la misurazione dell'escrezione frazionale dell'urea, che si riduce molto nelle forme prerenali perché la contrazione dei volumi sistemici ne aumenta il riassorbimento tubulare. Bene, a questo punto sento arrivare la vostra obiezione. Ma come? Nel titolo di questo memo diciamo escrezioni frazionali vuol dire occhio al tubulo, e poi il ruolo del tubulo da indagare è tutto qui? 5 o 6 escrezioni frazionali di elettroliti ed un FENA che però ha molti limiti? Obiezione respinta e senza appello. Le escrezioni frazionali degli elettroliti sono solo la punta di un iceberg. Ecco perché nel titolo c'è scritto che escrezioni frazionali vuol dire occhio al tubulo, proprio per attirare volutamente l'attenzione sui tubuli. E adesso mi spiego meglio. Vi rendete conto che per un secolo ci siamo occupati quasi solo di filtrazione glomerulare, cercando marcatori e strumenti di valutazione il più precisi possibile? Con tutto il rispetto dovuto ai glomeruli, e direi che su questo non ci sono dubbi, visto tutto il tempo che abbiamo dedicato alla filtrazione, vi ricordo che la filogenesi ci ha insegnato che, siccome non siamo riusciti a sbarazzarcene, per poter sopravvivere sulla Terra abbiamo dovuto aggiungere chilometri e chilometri di tubuli che correggessero ed integrassero la funzione glomerulare. Ma allora li studiamo davvero così poco? L'escrezione frazionale di qualche elettrolita e una diagnosi differenziale non così certa nell'insufficienza renale acuta? Tutto qui? Certamente no. Torniamo al nostro iceberg. L'escrezione frazionale degli elettroliti, dell'urea e di altri piccoli soluti, insieme alle prove di diluizione e concentrazione e ai test di acidificazione, sono state solo le prime tappe, avviate più di mezzo secolo fa, di uno straordinario percorso scientifico davvero appassionante che negli ultimi anni si è concentrato sempre di più sul ruolo delle attività tubulari nell'ambito della funzione renale complessiva. Percorso che, sono certo, anche voi state seguendo con dirompente entusiasmo. Allora, io direi di fare così. Visto che siamo in memo 6, adesso vi propongo 6 domande. Primo, cosa avreste pensato di fare durante la Seconda Guerra Mondiale per poter curare i pazienti anche quando la penicillina scarseggiava? Secondo, cosa fareste oggi per poter calcolare la clearance creatininica correggendo il bias della secrezione tubulare? Terzo, quali prove portereste a testimonianza della necessità di rivedere la visione troppo glomerulocentrica della funzione renale? Quarto, perché è stato introdotto il test all'ASICS? Quinto, cosa pensate delle clearance tubulari? Sesto, in quali pazienti vorreste poter usare una clearance tubulare e con quali marcatori per effettuare diagnosi e terapie più precise e corrette?
Se le risposte sono tutte chiare e non avete nessun dubbio, potete saltare tranquillamente la visione del supplemento inserito dopo questo memo, che ha esplicitamente attirato l'attenzione sul tubulo. Altrimenti, arrivederci al supplemento di memo 6, che è proprio dedicato solo ai tubuli renali.